In diretta televisiva su Telemia, durante la liturgia della parola dedicata ai presbiteri, il vescovo di Locri, Monsignor Francesco Oliva, ha annunciato che i sacerdoti della diocesi hanno offerto 100 euro ciascuno per l'acquisto di un ecografo multimediale che sarà destinato alla terapia intensiva dell'ospedale di Locri. Tale necessità è dovuta all'emergenza coronavirus che sta flagellando l'intero territorio nazionale e tutto il mondo. I sacerdoti della diocesi, molto sensibili a quanto sta accadendo, oltre alle opere di vicinanza della popolazione, tramite anche la Caritas, hanno deciso quindi di donare 100 euro ciascuno per acquistare uno strumento importantissimo per la terapia intensiva che al momento, come segnalato dagli stessi operatori dell'ospedale, manca. Buon giovedì santo a tutti voi carissimi fratelli e sorelle che ci seguite. Permettetemi questa mattina che mi rivolga però ai sacerdoti, a tutti i sacerdoti, so che sono in tanti che ci seguono, forse non sono tutti, ma voglio salutare tutti i sacerdoti che svolgono il loro servizio in questa chiesa diocesana di Locri Gerace, ma anche gli altri sacerdoti che lavorano nel campo della Chiesa. È il giorno della istituzione del sacerdozio. Il Signore ci ha scelti, nonostante i nostri limiti umani, per essere Suoi amici e testimoni del Vangelo. L'emergenza del contagio sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale. In un cammino illuminato dalla parola e dalla testimonianza del Santo Padre, diamo anche noi segni concreti di partecipazione. Sapendo delle necessità del nostro presidio ospedaliero, la nostra carità diocesana, la nostra Caritas diocesana, si è attivata per reperire i fondi necessari all'acquisto di un ecografo multidisciplinare da mettere a disposizione del reparto di rianimazione. Per questo ci viene chiesta la partecipazione con un contributo di 100 euro, unitamente all'impegno di far partecipare anche le comunità parrocchiali. Sarà un gesto concreto di vicinanza che faremo nel tempo pasquale, ma non abbiamo paura di essere generosi.